lo vedete quanto rido? Costui mi fa tanto ridere. E chi è costui? Costui è Serafino Massoni. Io continuo a ridere, ma mi fa tanto ridere, mi fa. Perché dice le cose più strampalate di questo mondo. E io rido, rido, Dio quanto rido. Per esempio, sulla nostra crisi italiana, continuo a dire che la crisi italiana e pure quella occidentale è tutta colpa dei cattivi governanti, capito? Come se noi in Italia, in Occidente, magari ci avessimo dei buoni governanti, e allora non le compreremmo più. Le Toyota, le Mazda, le Tata, i condizionatori orientali, non li compreremmo più noi i prodotti orientali se ci avessimo dei buoni governanti, capito? Ma che stranezze che dice, quanto rido, Dio quanto rido, guardate quanto mi diverto. E poi una delle cose più strampalate che dice è sull'amore, dice che l'amore è una passione inventata in patriarcato. Ma andiamo, Dio, che c'è da ridere. Dice che poi noi donne guardiamo le dimensioni del portafoglio e non ci interessa niente dell'aspetto fisico di un uomo. Ma se io trovo un bel ragazzo che mi sposa, ma il vero amore mi spingerebbe a lavorare per lui. Io sarei disposta a sposarmi un bel giovane pure se disoccupato, ci andrei io a lavorare per lui. E se no, che amore è? L'amore si misura nei fatti, si misura, no? E poi quella teoria della funzione dello sperma, la scoperta della funzione dello sperma. È come se l'umanità fosse fatta tutta di imbecilli. È come se gli uomini e le donne non se ne fossero accorti subito a che cosa serve lo sperma. È la funzione dello sperma. E poi ci sono pure quelli che ci credono a lui, capito? Dio quanto rido, questo sì che è proprio un bel teatrino. Io mi diverto tanto, tanto, tanto. Lo vedete, cari, quanto sono contenta? C'è solo da divertirsi a seguire tutte queste cose strane, tutte queste cose strane, capito? Ma che cose strane, c'è solo da ridere. Cioè, guardate, guardate quanto mi diverto, cari. Vabbè, cari, divertitevi pure voi a guardare i video di Serafino Massoni. C'è solo da ridere, capito? C'è solo da ridere. Sull'amore poi, sull'amore, ma che stranezze che dice. Ma noi donne siamo pronte a sacrificarci per l'uomo che amiamo. Pure se fa un disoccupato, ce lo teniamo in casa, capito? Ci andiamo noi a lavorare per lui. L'amore è fatto così. Vabbè, vi saluto, vi saluto.